ITIS Galileo Galilei di Arezzo e parliamo appunto dell'orientamento scolastico. Con noi abbiamo il dirigente scolastico Luca Decembri, appunto dell'Istituto Galileo Galilei di Arezzo. Allora, di quale percorso parliamo in specifico? Perché poi i percorsi sono anche altri, li abbiamo già presentati. Sì. Parliamo di informatica e telecomunicazioni, è sicuramente un indirizzo molto importante nel nostro istituto perché ci sono tante richieste sia da parte degli studenti, perché l'informatica piace, è un settore in continua espansione, e c'è tanta richiesta sia da parte del territorio ma anche oltre, perché i tecnici informatici, i periti informatici sono molto richiesti dal mondo del lavoro e hanno anche ottime prospettive nel proseguimento degli studi universitari o post-diploma come ITS e simili. Ecco, e quindi andiamo subito dalle docenti, poi le chiederò anche gli altri indirizzi. Allora, abbiamo con noi la professoressa Tania Casimirri, insegnante di diritto. Allora, nell'informatica abbiamo anche il diritto. Certo. Perché, prego, prego. Allora, nella nostra scuola è previsto un biennio comune a tutti gli indirizzi, al termine del quale i ragazzi sono chiamati a scegliere tra vari indirizzi e articolazioni. Per poter compiere una scelta più mirata, in seconda abbiamo un orientamento interno e l'insegnamento di scienze e tecnologie applicate che consente agli studenti un primo approccio con quelle che saranno poi le discipline che affronteranno nelle varie articolazioni e indirizzi del triennio. Certo. Già nel biennio i ragazzi sono chiamati a svolgere anche attività laboratoriali, sono previsti 4 tipi di laboratorio, quindi laboratori chimica, fisica, TTRG e tecnologie informatiche, dove fanno già 2 ore di laboratorio per poi riprenderlo nel triennio. Cioè, cosa importante, sì, insomma, voglio dire, la infatti, pratica fondamentalmente. Loro infatti i ragazzi sono, diciamo, formati sia dal punto di vista teorico nelle singole discipline, ma anche a livello laboratoriale per poi completare il percorso formativo con gli stage aziendali. I laboratori sono già 36 e sono dislocati in tutte e 3 le sedi, quindi li trovano già anche nella sede Pionta, dove sono concentrati il maggior numero di classi prime e seconde, quindi già da lì abbiamo la scuola. Cioè, per capire un po' cosa si andrà a fare, ci sono già tutti i laboratori. Cioè, per capire qual è la propria tendenza, no? Il proprio, sì, talento, la passione anche poi certo. Scoprirsi anche, ragazzi si devono, sì, scoprire, perché l'età è talmente giovane, ancora, no? Che a volte anche prendere una decisione sul cosa fare da grandi a volte diventa difficile. Io dico sempre, se si perde un anno di scuola non perdere, cioè se si investe un anno di scuola e poi si capisce che il percorso non è quello, meglio cambiare che fare un qualcosa che non ci piace, no? Quindi ecco, questi 2 anni sono importanti per questo, per conoscere meglio anche i ragazzi, quali sono le loro attitudini e passioni. Informatica, insegnante di informatica, la professoressa Katia Sassoli, perché come ha detto appunto il dirigente è molto ambito, no? Come percorso, perché si forgiano appunto futuri informatici. Il percorso di informatica è, diciamo, interessante per tanti aspetti, perché il mondo dell'informatica si può approcciare e declinare in varie modalità, per cui si formano figure che possono andare da uno sviluppatore web, da un programmatore che si può trovare a lavorare in una software house, ma si può anche affacciarsi al mondo della cyber security, quindi tutti aspetti molto importanti e molto richiesti. Che poi sono figure che sono entrate prepotentemente negli ultimi anni anche, no? Sì, esatto, richieste esatto. Anche in passato, però adesso effettivamente adesso ce n'è una richiesta. Veramente, in effetti noi, posso dirlo, nonostante che il numero di ragazzi che poi scelgono questo indirizzo sia cresciuto nel tempo, continua ad essere molto basso rispetto a quello che è la richiesta del territorio. Richiesta offerta, sì, esatto, anche perché per fortuna molti dei nostri studenti vanno all'università, si sono appassionati, approfondiscono quello che hanno, certo, il percorso che hanno intrapreso, e quindi è chiaro che il territorio richiede una grande quantità di queste figure professionali e non sempre le trova, né dal punto di vista dei diplomati né dal punto di vista dei laureati, quindi è molto importante anche per i ragazzi e per le famiglie capire qual è diciamo, il contesto nel quale i loro figli possono andare poi a effettuare delle scelte. Sì, perché per il poi loro quando futuro. Si fa anche degli indirizzi, no? Anche le stesse scuole creano anche degli indirizzi, e questo me lo può dire il dirigente, anche in base alle richieste del mercato nazionale e del mercato a, esatto, livello territoriale, sì, infatti, no?
potrei aggiungere che, dato che noi lavoriamo a stretto contatto anche con le aziende del territorio, per cui io per esempio insieme ad altri miei colleghi ci occupiamo del collocamento in stage dei nostri studenti, proprio adesso a gennaio andranno alle quinte a fare un altro periodo di esperienza in stage, e veramente abbiamo anche una grande disponibilità e collaborazione. Questo ci consente anche di... Una domanda mia di curiosità, capita qualche volta che i ragazzi, visto che sono quelli delle quinte, quindi prossimi anche alla maturità, poi trovino un'occupazione anche nelle aziende in cui sono andati a fare gli stage? Sì, assolutamente sì, è molto molto frequente. Ecco, no, è importante dirlo. Sì, anzi è un modo per conoscersi a vicenda, conoscere anche le attitudini dei singoli ragazzi, perché capiscono anche a livello professionale di formazione in un contesto cosa li aspetta, e quindi scegliere meglio anche per il loro futuro, e le aziende cominciano a capire qual è il background di questi ragazzi. E per noi docente è importante perché ci interfacciamo con la realtà territoriale, quindi anche quello che noi facciamo come didattica, i nostri percorsi in qualche modo si orientano. Quindi sono formativi anche per i professori. Assolutamente. No, scusate, perché io dico, nella vita ognuno di noi sa un qualcosa di un qualcosa, la formazione è costante, perché ribadisco, andare nelle aziende adesso, cioè non è come una volta che si chiudeva a chiave e si era sicuri. No, questo è fondamentale, per cui questo aspetto è molto dinamico per i ragazzi, per i docenti e per le aziende con le quali abbiamo dei contatti molto stretti, diciamo così. Ecco. E poi, prego, prego. No, basta, volevo dire. No, è importante far capire questo, perché la scuola ti deve dare la teoria, ma si è capito, andando avanti nel tempo, che anche la pratica fa sì che anche i ragazzi si appassionino di più a quello che studiano poi in classe. Non so se sbaglio, eh? Sì, assolutamente. Funziona così, insomma. Sì. E devo dire anche che stiamo parlando in questo periodo anche in maniera propedeutica alle prossimi stage lavorativi con tanti rappresentanti delle aziende del territorio, e tutti ci confermano che i ragazzi che noi mandiamo loro non sono sufficienti a coprire la richiesta da parte del mondo del lavoro, ne vorrebbero di più, perché proprio c'è tanta richiesta, anche perché il tessuto aretino ha delle grandi potenzialità, delle aziende di altissimo livello, e c'è bisogno di tecnici specializzati. Noi cerchiamo di fornirli grazie ai percorsi di studio, ma ce ne vorrebbero sempre di più. No, è bene, perché se uno gli piace questo indirizzo appunto di informatica, sappia che insomma può più facilmente trovare lavoro rispetto ad altri. Allora, il nostro tempo è concluso, io ringrazio, ve li ripresento, il dirigente scolastico Luca De Cembri dell'Istituto Galileo Galilei di Arezzo, la professoressa Tania Casimirri e la professoressa Katia Sassole.